Marisol apre la serata con una coreografia per decretare a chi sarebbe andato il boccino, se alla squadra della Celentano e di Zerbi o alla squadra di Emanuello e di Lorella Cuccarini. Devo dire che ha aperto la serata con una performance che non era assolutamente centrata per niente. Non so se fosse che Marisol non si aspettava di iniziare ad aprire la serata con questa coreografia e quindi magari è stata presa un attimo alla sprovvista, o se non fosse calda abbastanza, perché comunque nella danza ovviamente bisogna essere sempre molto molto caldi per poter danzare, immagino anche nel canto, cioè immagino che la voce debba essere sempre perfettamente calda, però quello che c'è da dire è che nella danza, poi Ale mi dirà come funziona il canto, nella danza devi anche avere il tempo e lo spazio giusto per poterti riscaldare. Cioè, se io sto aspettando di entrare in scena, magari nel canto, adesso io non so se funziona così, però poi Ale ci dirà, nel canto magari posso fare qualche cosa lì prima di entrare. Nel ballo è un po' più difficile perché comunque devi avere dello spazio, poi non è così immediato il riscaldamento del corpo, ci vuole più tempo e così via. Quindi non so se magari lei non fosse effettivamente calda e sia stata presa la sprovvista, però devo dirvi che questa performance proprio non c'era assolutamente, cioè in generale non è andata bene. Adesso vi faccio vedere in particolare alcuni passaggi che non sono stati esattamente corretti anche tecnicamente proprio. Allora. Allora, eccolo qui, è questo, no? È questo. Ok. Scusate se faccio così, ma purtroppo l'allergia ed è così. Allora, ok, adesso vi faccio vedere. Lei fa questi giri in cui scende completamente dalla mezza punta e oltre a scendere dalla mezza punta gira sul tallone. Non esiste ovviamente girare in questo modo qui e quindi i giri li ha proprio fatti male, male, male. Non è che è leggermente caduto, sono stati leggermente sbavati. Li ha fatti male. Era decentrata. Era proprio storta, non c'eravamo proprio in generale, poverina. Quindi probabilmente secondo me, per come è fatta lei, visto che poi tutte le altre performance sono state eseguite bene, secondo me non era pronta, forse era un po' fredda e quindi non è andato tanto bene. In generale la coreografia non era una coreografia che le dava chissà che grande risalto, ma era più che altro, secondo me, non voglio essere noiosa, non voglio ripetere sempre le stesse cose, però d'altronde vedo sempre le stesse cose, era una coreografia in cui c'era praticamente solo ginnastica. Sembrava un esercizio di ginnastica a corpo libero più che una coreografia di danza. Adesso vi metto un altro pezzettino da guardare. No, non, no. Vediamo se parte. Eccola Ale. Adesso va bene tutto, va bene un po' di stile più ginnico, inserire qualche elemento, ma questa era tutta, tutta, tutta ginnastica. Quindi in questa performance non mi è piaciuta assolutamente. Come ho detto prima, non era centrata, anche altri elementi tecnici non sono venuti tanto bene, a differenza invece di tutte le altre performance che ha fatto, in cui è stata molto bella, come quella appunto sulla Vita è Bella, piuttosto che Alba Chiara, ad esempio. E devo anche dire che mi spiace, come ho da raccontato anche in un video, nell'ultimo video che ho fatto appunto in merito ad Amici, mi dispiace che sempre le facciano solo mostrare questa sua questi suoi, diciamo, queste sue abilità ginniche, che vanno bene, sono belle, sì, va bene mostrarle, ma sempre tutte le volte in continuazione anche no, perché lei potrebbe fare davvero molto di più anche a livello di moderno e contemporaneo, quindi spaziare, farci vedere qualcosa d'altro. E quindi ecco, sarei stata più contenta così. Ho Cos'è visto un questa cosa? Scusa, commento. Lea. Cosa? Dance Dance Moms? Moms, sì. Cos'è? Allora, Dance Mom è un programma americano
in cui ci sono queste bambine che vengono accompagnate e seguite in tutto per tutto dalle loro madri, e secondo me le madri sono un po' fissate, tra È in virgolette. America, In vero? America, sì, le mamme sono più invasate delle bambine, gli fanno fare Ovvio. cose assurde, sono in questa scuola di questa direttrice appunto famosa e fanno tantissime coreografie, poi le portano dei concorsi e così via. Devi sapere che la ballerina di Sia è stata scoperta Sì. da questo programma, Dance Lo devo Moms. aver visto sul feed di YouTube, mi ha mandato sta cosa Dance Mommy, c'era la Ecco, Maddie Ziegler, mi esatto. ricordo. E lei ha fatto appunto questo e lì fanno questa ginnastica molto, questa danza molto contaminata dalla ginnastica, un po' una specie di danza acrobatica. E va bene, nel senso ci sta a portare anche qualcosa che viene dall'estero. Non pensate però che in America sia tutto così, perché non è assolutamente questo, è una corrente anche là. E soprattutto va bene portarlo come abbiamo portato la pole dance, come abbiamo portato un altro tipo di danza, quindi una o due performance, non in tutte le sante performance, perché altrimenti stanca tantissimo. Inoltre, devo dirvi che quando Dustin va a fare dei elementi ginnici all'interno delle performance, quasi non ce ne accorgiamo neanche, perché lui ha questa plasticità, ha questa fluidità e riesce perfettamente ad integrarli, quindi quasi non sembra neanche che stia facendo un elemento ginnico, perché lo rende proprio in danza. Marisol invece fa un po' più fatica su questo, perché secondo me lei è molto tecnica e quindi cerca proprio di fare le cose ben precise, pulite, quindi anche gli esercizi li fa precisi, puliti, tutti i passi, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, non era una coreografia, secondo me, che le rendeva onore, ecco, Ma abbiamo detto che lei sinceramente. faceva ritmica. Faceva ginnastica, non so se ginnastica ritmica o C'è da vederla così, direi ritmica. artistica, penso di sì, penso anch'io, non penso facesse appunto le parallele, insomma, quelle robe lì.